Tredicesima giornata di campionato, Vikings contro la Commenda, Serie B, Girone B. Vikings 20 punti con 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre la Commenda 14 punti con 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Iniziamo dai padroni di casa. Questi 20 punti vi portano al quarto posto in classifica. Avete avuto un blocco tra la quinta e la settima giornata con 3 sconfitte di fila che vi hanno tenuto un po' lontani dai primi che stanno andando. Sì, abbiamo avuto diversi problemi anche tra di noi, c'è stata un po' di tensione in spogliatoio, ma abbiamo risolto tutto brillantemente, sicuramente riusciremo a fare meglio in questo girone di ritorno. Invece la Commenda, dall'altra parte, un andamento un po' altalenante, però le ultime due uscite sono stati 6 punti, quindi diciamo per il 2016 gli auspici sono dei migliori. Sì, speriamo di sì, anche noi abbiamo avuto un periodo un po' travagliato all'inizio, sulla scorta della passata stagione pensavamo con lo stesso organico di fare bene come abbiamo fatto l'anno scorso con la qualificazione ai playoff. In realtà il livello si alza e ogni anno bisogna rimettersi in discussione. Adesso abbiamo fatto un piccolo restyling. Devo dire che le ultime due partite sono state più semplici delle precedenti perché le prime tre davanti corrono e sono pressoché irraggiungibili, secondo me. Però cercheremo di gettare le basi per rimetterci in carreggiata in modo migliore. Va bene, allora grazie, in bocca al lupo per la partita e buona gara. Thank you.
Ed è terminato un primo tempo scoppiettante tra Vikings e Commenda, quindi risultato parziale al 35esimo 3-3. Sempre. Sempre cioè? Fino a marzo. E siamo con il man of the match della partita, Nazareno Pisano, partita con goleada, finita 7-5, tu un gol e due assist, ma che fatica però, continuavano a rimontarvi, poi alla fine gli ultimi 5 minuti avete preso il largo. No, diciamo che è una vittoria di gruppo, di squadra, non abbiamo mollato mai, siamo andati 2-3 volte in vantaggio, siamo fatti recuperare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Va bene, allora tu comunque con due gol ti porti anche avanti nella classifica marcatori, anche se non sei lì per lottare, però fa sempre piacere. Sì, dai, diciamo che fa bene per il morale, per le altre partite è un po' di spogliatoio, così posso piare per i fondelli i miei compagni. Allora, in bocca al lupo per le prossime, complimenti per il premio Man of the Match.